Quarta edizione di questa manifestazione, di questa fiera organizzata da Vita in Campagna, e è un onore essere in compagnia del direttore Giorgio Vincenzi. Allora, quarta edizione, come ho appena detto, sempre di grande successo. Oggi è il primo giorno, grande affluenza, insomma, qual è la vostra strategia, il vostro segreto? Sì, diciamo una fiera in crescita anche dal punto di vista dei padiglioni espositivi, siamo passati a 4 e il segreto è semplice fino a un certo punto e noi l'abbiamo provato già in 4 anni, è unire la mostra mercato con degli incontri che approfondiscono temi importanti per quanto riguarda sia la campagna e sia per quanto riguarda invece l'alimentare, per cui vedere, comprare, ma però tanto imparare. Sono 110 corsi gratuiti all'interno della fiera. Quindi aggiungerei anche assaggiare? Eh beh, certo, come si fa a venire in un salone di origine a Fiera di Vita in Campagna e non assaggiare queste bontà? Bontà che poi vengono da tutta Italia, vengono dalla Sicilia, ma vengono anche dalla Lombardia, vengono dal Veneto, dalla Calabria, per cui c'è di che assaggiare. Quindi tanti espositori anche quest'anno? Sì, abbiamo aumentato gli espositori perché abbiamo fatto 4 padiglioni, abbiamo anche rinnovato alcuni, abbiamo fatto più grande il settore degli animali, cioè ci sono delle mostre molto interessanti dedicate agli avicoli e ai conigli, però ecco, questo salone di origine che noi ci teniamo molto, dove sono i prodotti agricoli, dove ci sono i nostri agricoltori che mostrano i loro prodotti e che fanno assaggiare le bontà dei loro territori. Come sappiamo, il territorio è fondamentale per la genuinità di un prodotto. Vediamo ora però la rivista, una rivista di lunga tradizione, più di 30 anni che è sul territorio e tutti gli anni comunque c'è la presenza di molti abbonati. Sì, la rivista ha 32 anni ed è una costola di edizione dell'Informatore Agrario, che è un giornale storico che il prossimo anno farà 70 anni, per cui è una tradizione che esiste. 32 anni che noi facciamo in mensile, e cos'è? È la cosa che noi portiamo il giornale dal cartaceo, lo portiamo dal vivo. Quello che c'è sulla carta lo troviamo sul vivo. Gli abbonati ci seguono molto, però abbiamo anche tanti affezionati della Lombardia che ci vengono a trovare tutti gli anni e spero che sia diventato un punto fisso della primavera. La primavera si apre con la Fiera di Vita in Campagna. Allora buon lavoro e arrivederci l'anno prossimo. Grazie, grazie, al prossimo anno.